ricordo che quando ho finito l'università, che ero arrivato alla Camera di Commercio, si facevano le fotocopie facendo passare due fogli all'interno di un liquido, poi uscivano dei fogli gialli, bisognava appenderli e farli asciugare per avere il risultato. Quindi dal profilo anche della tecnologia eravamo ai primordi. Quando io sono arrivato, questa struttura occupava 6 persone. In questi 20 anni circa che sono stato alla Camera di Commercio, ho avuto la grande libertà di poter portare avanti le iniziative che ritenevo di interesse per l'economia cantonale, per le aziende ticinesi. Si cominciava a intravedere un po' di luce, un po' di sviluppo, perché si usciva dalla Seconda Guerra Mondiale, c'erano delle infrastrutture da realizzare nel cantone, scuole, strade, quindi c'era l'edilizia che era già in fermento. L'esigenza richiede di offrire altri servizi alle aziende. Abbiamo cominciato a introdurre dei servizi, una scuola per capi azienda, un regolamento per un arbitrato, abbiamo aumentato l'aiuto alle associazioni di categoria, un cambiamento che è subentrato anche dalla mia persona, una persona che vuole realizzare, che vuole portare avanti delle nuove iniziative. Devo dire che i direttori delle Camere di Commercio svizzere si riunivano già da sempre. Quelle della Svizzera Romanda, alcune in particolar modo, avevano dei giovani dirigenti e quindi prendevano anche loro molte nuove iniziative di offrire servizi. E io con loro ho collaborato, perché o ero io che portavo un'idea o era loro che mi davano un'idea. Mi sono sempre sentito appagato e quando ho deciso di lasciare questa struttura, ci ho pensato parecchio, non è stata una decisione così a cuor leggero. Quando ho lasciato la Camera a fine 2007, mi è stato chiesto dall'ufficio presidenziale se volevo un orologio come ricordo, una penna, e io ho detto no, allora regalatemi un olivo, e infatti hanno esaudito il mio desiderio e mi hanno regalato questo olivo, che dovrebbe avere circa 400 anni, che arriva dal Portogallo. In 30 anni di attività che ho potuto seguire l'attività della Camera di Commercio dell'Industria dell'Artigianato del Cantone Ticino, ci sono stati numerosi cambiamenti, è chiaro. E c'è stata anche un'evoluzione tecnologica non indifferente. Se pensiamo per esempio all'avvento dei computer, mi ricordo che nelle trattative sindacali c'era un mondo sindacale che si opponeva al fatto che le ditte si dotassero di computer, perché dicevano queste spazzano i posti di lavoro e quindi creano disoccupazione, e volevano che si inserisse anche nella normativa contrattuale. Io sono entrato nell'ottobre del 77 in sostituzione del dottor Gildo Papa. Ero diventato anche segretario di numerose associazioni padronali, e con queste associazioni naturalmente avevamo sempre anche il contatto con le associazioni centrali, con sede quindi a Zurigo, Berna, e con molte di queste si dovevano concludere anche i contratti collettivi di lavoro. Erano lotte dure, perché si trattava tutto il giorno in ambienti chiusi, in ristoranti, dove allora si poteva ancora fumare, quindi c'era un clima molto pesante. E appunto il rappresentante dell'OCST era il segretario cantonale, il quale purtroppo però non parlava tedesco, allora portava la sua segretaria che doveva svolgere il ruolo da traduttrice, ma invece di svolgere questo ruolo di traduttrice, lei quando sentiva le proposte padronali lo aizzava a fare il muso duro contro le proposte, non traducendo esattamente quello che diceva la controparte. Ma poi per finire si rientrava e si faceva la pace e si trovava un accordo. Mi sono candidato poi in Gran Consiglio, ho fatto anche lì diverse lotte, ho lottato contro le disposizioni
del credito al consumo, si voleva addirittura abolire la grande attività che svolge la Corner Bank per le carte di credito, cioè delle cose assurde vengono proposte da parlamentari, toglie anche molto spazio alla propria attività e quindi è un lavoro pesante quello di essere in ambedue i gremi. Io quello che faccio è jazz, anche in Camera di Commercio. Il jazz si basa sull'improvvisazione, sulla fantasia, sulla creatività e sulla passione. Tutte cose che applicavo anche in Camera di Commercio. Presidente della Camera di Commercio sono stato dal 94 fino a un anno e mezzo fa, insomma. Quindi praticamente 21 anni ho fatto. Quando ho ripreso in mano la presidenza, mi sono reso conto che c'erano due problemi fondamentali. Il primo era che la Camera di Commercio era un'associazione di associazioni di categoria, ovviamente, dalla SSC, la Società Empresari e Costruttori, alle banche, alla BT, insomma, chi più ne ha più ne mette. Voleva occuparsi anche dei problemi specifici di queste associazioni di categoria e a me questo non piaceva tanto perché secondo me la Camera di Commercio doveva stare al di sopra dei problemi specifici dell'associazione di categoria, se no un doppione, e invece occuparsi dei problemi più generali tipo la fiscalità, tipo la libertà di mercato, tutte queste cose che sono più di politica economica che evidentemente il problema del contratto d'appalto della società empresari e costruttori, per dire. Il secondo era che la Camera di Commercio era molto legata al mondo politico. Secondo me una Camera di Commercio deve essere apartitica e anche aconfessionale, naturalmente. Sì, tutti e due gli obiettivi sono stati centrati. Oggi siamo un'associazione mantello. Dico siamo perché sono presidente onorario, quindi mi sento ancora un pochino parte della Camera e poi ci occupiamo soltanto ed esclusivamente di problemi di tipo economico. Io di ricordi ne ho molto, ma di fotografie pochissimo. Mi è rimasta solo una che mi pare che ero molto giovane e che è stata una delle prime volte che ho partecipato all'Assemblea della Camera di Commercio. Quindi fotografie di quei tempi ho solo ricordi, belli ricordi però. Quando sono diventato presidente io nel 78, eravamo circa 9.000 persone che lavoravano in questo campo, poi sono scesi a 4.000-4.500 perché ci sono state chiusure di fabbriche ma anche dislocamento della produzione. Proprio in questo momento difficile siamo stati capaci di vedere altre strade per poter far crescere ancora questo settore. Una volta le associazioni erano praticamente settoriali, invece noi abbiamo capito che bisognava fondersi assieme per poter avere la forza contrattuale, avere la capacità di proporre delle alternative. Quindi questo è stato veramente la Camera di Commercio che ha aiutato moltissimo l'associazione a crescere e noi naturalmente abbiamo fatto un buon lavoro per poter far sì che questo ramo oggi è il ramo che paga più tasse nel Canton Ticino. Gli anni che ho trascorso in questa associazione in mantello del Canton Ticino sono stati per me la mia vita, la vita che mi ha anche formato, che mi ha dato una certa sicurezza a livello personale, a livello anche mediatico e a livello anche di comunicazione. Luca è molto una persona, secondo me, molto comunicativa e quindi riesce anche a trovare sempre la possibilità di migliorare le cose. Naturalmente bisogna essere in due per poter raggiungere uno scopo,
perché se qui vedo veramente nel Canton Ticino la difficoltà di parlare, la difficoltà di conoscersi, la difficoltà di trasmettere e di ritrovare delle soluzioni. Bisogna fare, non bisogna parlare. Io credo che il compito di un direttore di una Camera di Commercio e dell'Industria sia quello di fare prioritariamente gli interessi dell'economia, non quella dei partiti, per cui è normale che a volte ci si scontri con la politica, una politica oggi effettivamente un po' più votata alla chiusura che all'apertura, l'economia per definizione è tendenzialmente legata all'apertura. L'internazionalizzazione ha portato a una crescita dell'economia ticinese e questo è un fatto che evidentemente richiede anche un adattamento di mentalità che forse non c'è ancora stato. Questo evidentemente crea dei contrasti, ma non mi fanno paura, è una normale dialettica che deve esserci tra rappresentanti del mondo economico e quelli della politica. Spesso mi capita di mutuare determinate cose, magari un po' provocatorie, proprio dal mondo artistico. È una cosa un po' atipica magari per il mondo dell'economia, ma mi serve molto il fatto di avere un'ispirazione che mi porta a osare magari su terreni innovativi o creativi che altrimenti probabilmente rimarrebbero inesplorati. Non sono diventato direttore per caso, nel senso che avevo un progetto ben preciso in testa e che ho presentato e che doveva essere approvato. Se non fosse stato approvato probabilmente oggi farei qualcos'altro. E quindi proprio il posizionamento della Camera come associazione mantello, staccata da determinate logiche partitiche e con quindi una credibilità di interlocutore per tutti gli attori della politica, questo mi sembra di essere riuscito a farlo abbastanza bene, abbastanza rapidamente. Però credo che la Svizzera, il Ticino in particolare, abbia molte possibilità di giocarsi delle carte interessanti su mercati di nicchia. E quindi questo è diventato un po' il nostro ruolo negli ultimi anni, andare a cercare anche prospezioni in mercati difficili, geopoliticamente magari anche instabili, ma che danno delle possibilità di crescita che sono magari maggiori di quelle che troviamo in Europa. Quello che la Camera ha già fatto, ma dovrà fare ancora di più, sono proprio queste relazioni commerciali con il resto del mondo. Quindi puntare ancora di più su questi contatti, su questi viaggi d'affari in paesi anche sempre più lontani, perché il mondo è globale, perché il mondo è globalizzato, perché questa è la realtà in cui viviamo. Recentemente abbiamo organizzato la missione in Iran, molto 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 positiva, dove la Camera, ecco, è la piattaforma predestinata per organizzare tutto quello che sono i viaggi, il contatto con il mondo economico del paese che andiamo a visitare, e lì chiaramente è qualcosa di fantastico, perché il singolo a fatica riuscirebbe a organizzare un viaggio e un contatto del genere. Ma io sono entrato in carica al 1 gennaio del 2016 e ho trovato una bellissima Camera, quindi un'eredità che mi ha lasciato Franco Ambrosetti, molto molto bella, proficua, quindi trovo una bellissima sensazione, un bel gruppo di lavoro al suo interno, un ufficio presidenziale molto motivato ed è anche per questo che ho accettato. La Camera di Commercio oggi rappresenta 45 associazioni di categoria, poi abbiamo ancora adesioni private. Chi opera oggi al fronte ha bisogno costantemente di essere al passo con i nuovi problemi, le nuove problematiche, le nuove formazioni. E qui la Camera gioca un ruolo essenziale e determinante su quella che è la formazione, l'informazione e la formazione degli addetti al lavoro. E oggi noi abbiamo un'economia che secondo me è molto dinamica, molto votata all'esportazione, e negli ultimi tempi, con il problema del settore bancario che è entrato in crisi come un po' in tutte le parti del mondo, ha saputo recuperare degli altri spazi. Scopro settimanalmente delle nuove attività, delle nuove aziende, cioè scopro quanto diversificato è proprio il mondo imprenditoriale ticinese. È fantastico.